Dio non fa miracoli per impedire il raccolto. Il Signore ci manda avvertimenti, consigli e rimproveri affinché possiamo avere l'opportunità di correggere i nostri errori prima che diventino una seconda natura. Ma se rifiutiamo di essere corretti, Dio non interferisce per contrastare le tendenze del nostro stesso corso d'azione. Egli non fa alcun miracolo affinché il seme seminato non possa germogliare e portare frutto. L'uomo che manifesta un'audacia infedele o una stolta indifferenza alla verità divina non fa che raccogliere il raccolto che egli stesso ha seminato. Tale è stata l'esperienza di molti. Essi ascoltano con stoica indifferenza le verità che un tempo agitavano le loro stesse anime. Hanno seminato negligenza, indifferenza e resistenza alla verità, e tale è il raccolto che raccolgono. La freddezza del ghiaccio, la durezza del ferro, la natura impenetrabile e inespressiva della roccia, tutto questo trova una controparte nel carattere di molti cristiani professati. Fu così che il Signore indurì il cuore di Faraone. Dio parlò al re egiziano per bocca di Mosè, dandogli le prove più eclatanti della potenza divina. Ma il monarca rifiutò ostinatamente la luce che lo avrebbe portato al pentimento. Dio non mandò una potenza soprannaturale per indurire il cuore del re ribelle, ma poiché il Faraone resisteva alla verità, lo Spirito Santo fu ritirato ed egli fu lasciato nelle tenebre e nell'incredulità che aveva scelto. Con il rifiuto persistente dell'influenza dello Spirito, gli uomini si tagliano fuori da Dio. Egli non ha in riserva alcuna agenzia più potente per illuminare le loro menti. Nessuna rivelazione della sua volontà può raggiungerli nella loro incredulità. Modellare l'ambiente circostante invece di esserne plasmato. Ci sono mali che l'uomo può ridurre, ma non può mai eliminare. Egli deve superare gli ostacoli e creare i suoi dintorni invece di essere modellato da essi. Ha spazio per esercitare i suoi talenti nel portare ordine e armonia dalla confusione. In questo lavoro può avere l'aiuto divino se lo reclamerà. Non è lasciato a combattere le tentazioni e le prove con le proprie forze. L'aiuto è stato posto su colui che è potente. Gesù lasciò le corti reali del cielo e soffrì e morì in un mondo degradato dal peccato perché insegnasse all'uomo come passare attraverso le prove della vita e superare le tentazioni. Ecco un modello per noi. Dio desidera che la mente sia rinnovata. La spazzatura di principi e pratiche discutibili deve essere spazzata via. Il Signore desidera che la mente sia rinnovata e che il cuore si è riempito con i tesori della verità. Trattare giudiziosamente con menti diverse. Tutti noi dobbiamo studiare il carattere e i modi per sapere come trattare giudiziosamente con menti diverse, in modo da poter fare del nostro meglio per aiutarle a una corretta comprensione della parola di Dio e a una vera vita cristiana. Dovremmo leggere la Bibbia con loro e distogliere la loro mente dalle cose temporali ai loro interessi eterni. È dovere dei figli di Dio essere missionari per Lui, conoscere coloro che hanno bisogno di aiuto. Se qualcuno sta barcollando sotto la tentazione, il suo caso dovrebbe essere preso con attenzione e gestito con saggezza, perché è in gioco il suo interesse eterno. E le parole e gli atti di coloro che lavorano per lui possono essere un sapore di vita per la vita o di morte per la morte. Il principio inflessibile contraddistingue gli studenti di Gesù. Il principio inflessibile segnerà il corso di coloro che si siedono ai piedi di Gesù e imparano da lui.